Benvenuti sul canale PC Passione Games, ragazzi. Di nuovo senza schermo dietro. Volevo un attimino ritornare ai vecchi santi. Ho visto un paio di tutorial, poi magari ne faccio uno giusto per darvi un po' un input, dove spiegava molto bene come togliere dietro. Tanto risiamo su Little Hope, ve l'ho detto nell'ultimo video. Volevo vedere se si riusciva a finirlo, magari andando anche un pochino avanti, facendo diverse cose. Volevo portare avanti le due serie, quelli Guardiani della Galassia e questo, perché poi dopo ci sarà una sorpresa. Siamo qui, siamo arrivati a un punto un po' cruciale. È morta purtroppo la ragazza. Insomma, la storia comincia ad entrare nel vivo, ma come sempre mandiamo in onda la sigla. Dopo la sigla ci rivediamo qui. Vai con la sigla. My body hurts, can't stand. Restart system. Bring me down, pick me up, that's a start. Always popping, Zan. Yeah, my body hurts, can't stand. E rieccoci dopo la sigla, vai. Andiamo, facciamoci questa. Allora, gioca da solo e. Ma no. Ok. Questo padre, ragazzi, prima o poi. Lo volo da 12 piani. Allora, continua la storia. Ah, sentiero sterrato. Si sta guidando il più fortunato del gruppo, secondo me, eh? O sfortunato, dipende un attimino come lo vogliamo vedere. E siamo rimasti in tre. Può sembrare folle, ma forse se riusciamo a salvare i nostri sosia dall'esecuzione, sopravvivremo anche noi. Sto di cos'è? Lucciole. Gialle? Ho spiegato il bagliore. Lucciole gialle l'ho mai viste. Ha un certo fascino, non pensi? Bah. Fenomeno strano. Addio. No, non può essere. Non credo ai miei occhi. Ah, si vedono ora. Chiedo venia per la tarda ora. Ma dobbiamo interloquire. Cosa ti angoscia, amico mio? È per Mary. Sono in pensiero a causa del suo ruolo nei processi. Sono strazianti, è vero? Non solo quello. Ho visto che sorrideva mentre giustiziavano la sorella. Pareva goderne. Ne sei certo? Lo sono. Ma quando dice di struggersi al rimorso, è arduo non crederle. Stai lontano da lei, Abram. Quella bambina porta soltanto guai. Troppo tardi. Senza fratello e sorella, ora Mary vive sotto il mio tetto. Il tuo buon cuore ti pone in grave pericolo. Cosa mi consigli? Riferisci alla corte della sua dubbia fede. Che gioiva alla morte della sorella. Ti supplico. Non saprei. Mary sembra dispiaciuta. Se nascondi i tuoi dubbi, la comunità ne pagherà il prezzo. Nessuno è al sicuro dai suoi vaneggiamenti. Molto bene. Se la corte ascolterà, testimonierò. Ma le vede? Mi hanno stregato. Non sei stregato. Allora come si spiega la tua presenza? Neanch'io so che sta succedendo. Ti ha evocato per difenderla. Per indurmi al silenzio. Soltanto il diavolo può partorire un demone identico a me. Non sono un demone.
ma ci somigliamo e sono d'accordo, è davvero molto strano. Che cosa vuoi da me? Voglio sapere cosa vuoi dire alla corte riguardo a Mary. Mi ero convinto a testimoniare, ma ora sono indeciso. So che hai paura, ma devi parlare. Dire cosa ha fatto la bambina, come dice il tuo amico. Vi manda il diavolo per tentarmi, ma non soccomberò. Little Hope è ormai irriconoscibile. I fenomeni oscuri e inspiegabili sono all'ordine del giorno. E voi, chiunque siate, ne fate parte. Certo, dire la verità su Mary salverebbe il mio amico, ma non posso farlo a cuor leggero. Così facendo condannerei una bambina. E allora? Allora proteggi il tuo amico. Dovresti denunciarla. Tutte le accuse e le esecuzioni sono colpa sua. Devi raccontare la verità. Sei maledetto. È un segno del demonio. Spero basti a fermare la bambina e a salvarci. Vedremo. Ho paura di aver sbagliato. Che è successo? E dove era? Riusciti a incontrare Mary? No, non l'abbiamo vista. Merda. Ehi, prof. Usa termini un pochino più consoni. Andiamo a vedere. Usciamo da questo maledetto bosco. Parleremo per strada. Ok, trova una via d'uscita del bosco. Segui il sentiero e resta in gruppo. Non so, voglio saperlo. Ma cosa avete visto prima? Il sosia di Andrew. Ha detto che avrebbe testimoniato. Per dire che Mary è malvagia e non una piccola santa. Non può che essere un bene. Non il lupo. Non è una buona notizia. Eccoci. Però non ti perde del gruppo. Eccoci, siamo già persi. No. E eccoci sulla strada. Non so che cosa abbiamo visto o immaginato. Ma siamo ancora in pericolo. Ci sarà una via d'uscita. Se fermiamo la bambina e i processi, chi lo sa? Non siamo ancora certi che fermare Mary possa essere utile. È solo una teoria. Sarà solo una teoria, ma per ora non abbiamo altro. Forza, diamo un'occhiata. Esplora il grande edificio e resta in gruppo. Allora. Innanzitutto bisogna vedere come si entra. Cartolina. Addio, pure il prossimo. Ah, gli ha girato la testa. Resta in gruppo. A vedere. Sindaco di favorevole all'operazione immobiliare, con la chiusura desideriamo nuove ondate di proteste. Chiusura di Osa. C'è le scale. Ma ci siamo già stati. Molto simile. Mi esce la porta. Venite a vedere. Hey! Chi è? Un'altra volta lui. È pericoloso. Dubito si renda conto in che casino siamo. Presto, entriamo.
Beh, è abbandonata da parecchio tempo. Eccoci. Sono dentro un'altra volta. Allora che io parli al giudice, la paura mi opprime. Non so come sarà accolta la mia testimonianza. Il diavolo spesso offusca la capacità di giudizio delle persone. Non ne verrà nulla di buono. Le sue parole vogliono tradire la verità. È compito mio decidere il vero. Abraham e Joseph sono complici in questo inganno. E vi ricordo che solo ieri avete condannato Joseph a morte. O siete pentito della decisione? Dopo quanto ho appreso oggi, continuo a ritenere che Joseph fosse connivente col maligno quanto la moglie. La corte ringrazia il reverendo Carver che ha sfidato il demonio per fornire le prove. Mio dovere, giudice. Tuttavia, questa corte è tenuta per legge a cercare la verità. Pertanto è mio dovere esaminare le accuse di Abram contro Mary. Mi permetta una parola, giudice Wyman. Il tempo scarseggia, vi richiedo sintesi. Mary ha dato chiara prova di grande forza nel denunciare il male. Pochi hanno tale coraggio. Eppure, nonostante abbia svelato una pericolosa congrega, viene infangata. Il suo coraggio è in dubbio, ma dobbiamo appurarne le intenzioni. L'accusatore è colui a cui è stata affidata questa innocente. Di fronte alla palese inadeguatezza al ruolo, chiedo alla corte che Mary sia trasferita altrove. Chi proponete come tutore, reverendo? Lui. Io posso assumermi la responsabilità. Me lo immaginavo. La bambina. Se la corte approva. La corte ascolterà le parole di Abram e solo in seguito prenderà una decisione. Abram! Vai, Abram. Non so quale via intraprendere. La coscienza mi intima di testimoniare contro Mary, ma solo l'idea di farlo mi opprime. La bambina è malvagia. Allora? Riferisci al giudice tutto quanto. La bambina è malvagia. La gente deve saperlo. Illustra la corte perché sei qui. Parla, ragazzo. Avanti! Arrabbiare. Mary ha parlato di spiriti maligni, sortilegi e stregoneria. Eventi che molti ritengono impossibili. Non sono qui per ascoltare pettegolezzi. Avanti, giungi al punto. Mary mi ha confessato che le sue accuse erano false. Non ha visto nulla di ciò che dice. Nessuna stregoneria, tantomeno famigli e demoni. Erano solo le fantasie di una bambina. Sei consapevole della gravità di quanto dici? Sì, giudice. Molto bene. Puoi congedarti. Mary resterà con me? No. Dopo la tua testimonianza, ritengo di trasferirla altrove. Il reverendo Carver si occuperà di Mary per ordine della corte. Una cosa che non ho capito è, dentro questo edificio probabilmente c'è stato, c'era di nuovo il quel colloquio. L'abbiamo visto. Sì. Al giudice che Mary ha inventato tutto, che ha mentito su ogni cosa. Ok, e adesso? Non so se ho fatto la cosa giusta, ma almeno ora sappiamo di poter influire sugli eventi. Ed è positivo, no? Diciamo di sì. Concordi con lui? È andata come ha detto lui. Ma cos'è questo posto? Ma non è quello di prima, allora? Ma non è dove hanno fatto il colloquio? Ma che cazzo? Non possiamo restare. Andiamo via da qui. Ma meglio. Via. Via. Esplora la fabbrica, trova un'altra uscita fino alla fabbrica, l'edificio. Eccoci, qui c'è, qui. Guarda i vestiti. Questa fabbrica è chiusa da un bel pezzo. Sì. Allora, esploriamo la fabbrica, dai. Ok. Ma
Allora, priority. In memory di James Clark, del 79, ne servono ricordo di amici e di colleghi. Allora, non bisogna esplorare. Baciatemi il culo. Ah. Kiss my hash. Sapevo si diceva così. Qui c'è nient'altro? No. Qui? Sì. Ah, è famiglia del professore questa. Foto di famiglia. Vieni qui. Guarda cosa c'è. È assurdo, cazzo. Questo è troppo. Davvero troppo, cazzo. In che senso? Incontriamo dei bifolchi cacciatori di streghe identici a noi. E adesso abbiamo anche la famiglia più in... E anche loro sono nostri sosia. Ma che cazzo succede? Ma come... Chissà che gli è successo. Forse siamo tutti nello stesso incubo. Dici? Ecco. Vuoi davvero un souvenir? Di questa notte? Di questa città? Comunque, questa la tengo io. Quando dici che potrebbe essere un incubo, ci credi? Se è il mio incubo, voi cosa ci fate qui? Questo vale per ognuno di noi. Non so più cosa reale. Tu sei il vero Andrew. Andiamo. Quindi, chi sarebbero i tizi nella foto? E se il tempo si è ingarbugliato? E quelli nella foto siamo realmente noi? Ma hanno circa la nostra età. O almeno sì. Oh. Allora. Leader chiude la fabbrica, cittadini incendiati, città con quasi 100 posti di lavoro andranno perduti a Little Hope questo settembre, quando lo stabilimento tessile di Ravend chiuderà i battenti dalla sede di Howard. I licenziamenti guarderanno i dipendenti della fabbrica, ma anche le attività correlate. La decisione è stata annunciata martedì scorso da Hart Cavern, il direttore dell'azienda di famiglia che è stata la maggior fonte di reddito della città per oltre 160 anni. È una scelta straziante, ma dobbiamo fare. Ha dichiarato al meccanico, ma se le figlie non hanno rigettato le proposte del sindacato, il sindaco Carvey si è riposto finalmente. Quindi praticamente quel giornale dell'epoca appunto parla della chiusura della faccenda e nient'altro, perché qui bisogna cercarle tutte le cose, se non ci sia niente. In questo gioco abbiamo imparato che c'è da far poco, ma quel poco va fatto tutto, perché altrimenti diventa... Noi siamo scesi, no? Dalla scale. Facciamoci un attimino quest'altra stanza. Eccoci. Oh, il reverendo. Una bella foto. Che ci fa nella fabbrica la foto del reverendo? Eccolo qua. Livingstone, 6 febbraio 1600. Oh. Dopo aver letto la lettera del Cap Bond riguardo agli accadimenti di Little Hope e ascoltati gli appelli della cittadinanza, le scrivo per esprimere la mia più viva preoccupazione. Gli insegnamenti del pastore Carver si sono allontanati dal solco della vera dottrina e della carità cristiana. La sua mente si è allontanata dal consenso dei santi, cedendo al peccato. La prego di vagliare la sua passata condotta, che è ancora infesa e corrompe la città. Chiedo ufficialmente la informazione di una, perché io sono sopra, quindi vi do anche noi, di una commissione che esamina i fatti dello scorso anno, inclusa la questione della fanciulla. Quindi questo Carver lo troviamo, diciamo, nel tempo, quindi lo troviamo all'epoca dei fatti, e poi anche come sindaco. Quindi questa cittadina VIP, se la fa vedere. No, qui non c'è niente. Ritorniamo nel gruppo. Vai, ce ne siamo fatti qui tutto. Factor Clues. Commissione della Contea Orientale, chiusura di stabilimento produttivo. Stabilimento è chiuso in seguito alla liquidazione della Little Hope Textile LTD.
I disordini successivi alla chiusura della fabbrica hanno reso necessario il isolamento della zona. Qualunque tentativo di accesso alla struttura sarà considerato reato. Ho capito. Una scazzottata. Di qua. La porta niente. Di qua. No. Ok, quale sarebbe la tua teoria? Siamo morti? È quello che ho detto a Taylor. E chi è questo? Che sarà successo? L'ha mollato per un altro. Ma chi? Ah, sono lì tutti e due. Di là siamo già stati. Andiamo, eh. Dio. Sentito? No. Veniva dal basso. Dobbiamo andarcene da qui. Però meglio. No, c'è un altro coso. Idea. Pesa molto. Andrew, muovi il culo, mi serve una mano. Che c'è? Tu da quella parte, io da questa. Spingiamo insieme. Bene. Dai, forza! Wow. Oh, merda! Ecco, è cascato lui. Ma io potevo farci nulla, Tutto bene laggiù? Mia tanto. Aiuto! Addio, ora rimane in ciccetta. Cerchiamo di sopravvivere. Tiralo su, tiralo su. Devi aiutarmi a uscire! Forza! Ci sei quasi! Ciao, fa mia! No, tutte e due, te! Yeah, tutte e due, era uno dei due modi, via! Addio, addio, addio alla ciccia! Lo sapevo, la cicciata è lui, avvintatezza, arroganza hanno portato a morire. Oddio, che brutta morte. Muoiono tutti. E quell'altro? Ragazzi, stavolta non ce l'ho fatta io, cioè non potevo far nulla, Da là, infierisce. Da là. Ma c'aveva l'occhio sfondato. Morto. Sì. La porta via. Oh signore, che episodio. Che episodio, bimbi. Mamma mia. Ne sarà meglio. Ora? E ora? La tocca a te, sai.
Ma secondo me lui è il fortunello. Ehi! Dove vai? Lang e Abram, studio legale illeggibile. Frank, dopo la nostra conversazione della settimana scorsa, è giunta la notizia che illeggibile. Il consorzio non ha ripetuto le fonti per liberare la famiglia Carver, dalla famiglia la Terzini, eccetera. Risulta che sono negoziati con la famiglia illeggibile e abbiano riguardato tutte le posti di lavoro. Qui dietro non c'è niente. No, ma c'è buio. Vado avanti la torcia, su. Ragazzi, comunque, in tutti questi, diciamo, in tutte queste avventure di questa serie, porca la miseria zozza, ce n'è uno si salva. Qui? Ma sono tornato indietro? Ma dove è andato? Io torno indietro. Quello di prima. Allora, vai, è un giro. Cos'è questo? Ma se non illumini, bimbo. Quello di prima. Ma lì dall'inizio. Professore? No. Ehi, John! Andrew! Ehi, sono qui! Dove? Dai, sali, su. Che? Sono in due, via, sono rimasti in due. Tre! Diciamo, purtroppo sono morti. Piacere di vederti. Sarà meglio, ma lui mi dà un po' di senso di... Addio, di ancora un altro. E ora? Andiamo alla macchina, vai. Ma questa macchina è sfatta. E cos'è? Io l'ho già vista prima. Vecchia auto. E quello chi è? Nella nebbia. Visto? Ma chi è? Una ragazzina e corre. Può succedere di tutto. Occhi aperti. Ma la bimba. Però non è vestita. È lei. Addio. Dove sono? La tua esistenza è una minaccia per Little Hope, Joseph. Preparati a morire. La tua brama per Satana non ha risparmiato neppure tua moglie Amy. Fatemi ciò che volete, ma esigo rispetto per la mia defunta moglie. Ancora non ti arrendi? Devo estirpare il demonio per il bene di tutti noi. Nessuno è al sicuro. Oh, eh? Joseph, rinunci al diavolo e ai suoi dettami. Lo schiaccio. Peccato. Non sono un servo del demonio. La città è corrotta dalla follia per colpa della serva di Satana. Sempre lei, eh? Noi dobbiamo fermarli.
Vattene! Dammela! Non so se è la cosa più giusta. Guardate come soffre la fanciulla. Joseph la tiene soggiogata a Satana. Altre pietre! No! Il diavolo in lui deve essere schiacciato! Non fermatevi! Il destino di Little Hope dipende da voi! Non ce la fa più. Schiacciato. Eh sì. Mi ha schiacciato tutto. Brutta morte. E forse ho sbagliato io a aiutare, diciamo, a attaccare la... Il credo tocca a lui, Siamo fottuti. Non c'è via di scampo da questo incubo. Sa anche a me. Ci resta molto tempo. Oddio. Questo chi è? Via un palo, vai. John, allontanati! Sono stanco di fuggire. Voglio vendicare Taylor e Daniel! Sei impazzito? Dobbiamo andare! Vieni, stronzo, ti aspetto! Vai, così... Ho sbagliato. Io, prendi, prendi un altro legno, prendilo, un martello. Pazzaglio, l'eroe. Oddio, cosa c'ha? Sembra chiusa. No, è chiusa, ora è aperta. La figlia. Adesso! Quel mostro vuole soltanto me! A lui ci penso io! Non posso farcela da solo, devi venire con me! Se mi andate lì... Io non la vedo più. Quella riappare, no? Dove diavolo siamo finiti? Sembra che ci sia stato un rogo. Qui c'è qualcosa di strano. Sono lì? Ah, casa di in rovina. Sono le 5 di mattina del 28 maggio. Stanotte. No, quello di prima, beh. No, sì, siamo già stati.
facciamo confusione, tutti questi eventi uno dietro l'altro. Maie. Ma io non capisco, lei... No, quello di prima. Se guarda. La guida moderna del lavoro dei genitori, dottor Andreas Vogel, Asft Publishing. Cioè? Ah, lo apri. Forse se avessi chi ha avuto... sarebbe tutto diverso. Chi ha avuto un rapporto difficile con i genitori tende a peccare all'eccesso opposto quando ha dei figli. Nel desiderio di suscitare i sentimenti di affetto, questi ultimi finisce per voler diventare amico, ad accettare le teorie che le vogliono l'amore come unica soluzione ai conflitti. Finisce quindi per credere che, quando un figlio si comporta male, non sia lecito arrabbiarsi o finire, ma più corretto indulgere in dimostrazioni d'amore sempre più eccessive. Errori. Che libri sono? Niente, eroi. Questa foto? 4 novembre 148. Se fosse la sola di tutta la famiglia, io non lo definirei nulla. Guardate un po' qui. Guardate, sono due. Sul serio? Eravamo sposati? No, l'ho già presa prima. Prenda di là. Devo andare di là. Di là ci sono già stato. Qui già c'è stato. E ora? Usciamo. Non l'abbiamo già fatto. Non era un altro, mi sembra. No. Eccolo. Grazie, questo episodio è un po' più lungo, ma ne vale la pena, Ti considerano. Non gli importa di me. Disegno infantile? Reverendo Rand Carson, chiesa del 71. Cara Hand, grazie per avermi iscritto di Megan. Completo le tue preoccupazioni, ti assicuro che la tragedia di ribelle di sua figlia non è inconsueta. Ha aiutato altri genitori con problemi simili, sarà lieto di fare la guida morale anche a Megan. In Ebrei 12:2.11 si legge che ogni cazzico sembra causa di tristezza e mai di gioia. Reverendo, sti reverendi. Ci si esce di lì? Siamo già stati. Ora andiamo un po' di va. Aspetta qui. Ma esce la bimba su. Quel rumore cos'è? Penso sia la bambina. Anche se non dobbiamo. Dobbiamo trovarla. Vai, vai, cercala, cercala, che siamo dunque. Siamo molto vicini alla fine, ragazzi. Quindi credo che il prossimo episodio sarà il finale.
è qui dentro. Che ha intenzione di fare? Tutto ok. Fidati. Tenete tre giri. Vedi di non rompermi il disco, capito? Non farti ingannare, Andrew. Ragazzi, ha fatto paura, te. Stavo per confessare tutto al giudice. No, aspetta. Mi proteggerete. Dovete. Aspetta, non può essere. Assicuro tutti i presenti che la nostra città sarà libera dal giogo del diavolo. Forte dell'aiuto di Dio, Little Hope prevarrà. È la mia parola. La corte è stata celermente riunita per un motivo. Quale? Se vogliamo liberarci per sempre del male che infesta Little Hope, dobbiamo agire subito. Io accuso te, Mary, di stregoneria. Stesso risiotto. Le prove emerse durante la mia indagine sono incontrovertibili. Mary usa la sua bambola come famiglio per servire il demonio. Siamo stati ingannati da una bambina e dalla sua innocenza. Questa bambola ha causato l'ingiusta accusa di Tabitha. Ma è sempre appartenuta a Mary, e Mary soltanto. Ha assistito all'esecuzione della sorella senza proferire parola. Questo non è vero, bugiardo! Ora questa peccatrice, questa figlia di Satana, osa scaricare su di me, un servo di Dio, i suoi crimini. Andrew, questa gente ha perso la testa. È un'isteria collettiva, sono paranoici. Bisogna intervenire. E come? In qualche modo. Non intendevo arrecare danno alla città o agli abitanti. Potete aiutarmi? Che posso fare? Potessi intervenire per fermarli, lo farei, ma... Persino nella sua ora più buia, questa degenere continua a invocare l'ausilio Aspettate. Del diavolo. Chiedo il permesso alla corte. Ti prego di farmi da guida. Ti chiedo consiglio. Dobbiamo fermarli. La vera follia si nasconde in questa corte. Carver, è lui il colpevole. Siamo stati sviati dal male. La verità è stata occultata, ma non da Mary. È il reverendo Carver, colui che ci ha spinto a credere nel demonio. È tutta opera sua. Non ci ingannerai più. Ormai le tue intenzioni sono evidenti. Io epurerò questa città da qualsiasi male. Fidati di lui. Il responsabile è Carver. Cosa devo fare perché a Little Hope torni la luce? Accendila! Reverendo, della sua reazione. Se il male è la bambola, distruggiamola e basta. E tutto finirà. Il reverendo accusa la bambola, è vero. È codesta ad aver stregato Mary. Codesta? No! Distruggiamola! Anche qui. E lei sarà salva. Libera dalla maledizione. Se la bambola tiene Mary ostaggio del male, allora distruggiamola. E vediamo se l'incantesimo si infrangerà. Reverendo, bruciate la bambola. Distruggetela. Non siate precipitosi. La bambina deve pagare le conseguenze dei suoi gesti. Non intralciate la mia autorità. Fate come chiedo. Vai, bruciala. Addio. Le cose andranno come devono, ormai non puoi più impedirlo. Ok ragazzi, direi di chiudere qui questo episodio, sennò diventa troppo lungo. Noi molto probabilmente nel prossimo finiremo la storia e ne è valsa la pena aspettare, diciamo, diverso tempo tra una puntata e l'altra, anche se rispetto all'ultimo episodio c'è stato molto un intermezzo molto più breve. E che dire, la storia ora, a parte, diciamo, le perdite, l'ultima oggettivamente credevo di riuscirla a salvare, invece gioco forza molto probabilmente doveva morire. Quale secondo voi sarà il prossimo? Perché come è successo nell'altro episodio,
cioè nel primo episodio della serie, ne rimaneva uno solo. Quindi secondo voi chi rimarrà dei due, tra il professore e il ragazzo? Magari nei commenti mettetelo. Io vi do appuntamento a brevissimo con un prossimo episodio, spero, credo, l'ultimo. E se vi è piaciuto il video, come sempre, mettete un like e iscrivetevi al canale, aiutate il faccione ad arrivare almeno a 700 iscritti. Un saluto, ciao ciao ciao.